Ciao, sono Sergio di Mondo Peloso e oggi parleremo di Chihuahua. Allora, spelling di Chihuahua senza guardare. In inglese o italiano? C di Cagliari, H di Hotel, I di India, H di Hotel, U di Ugo, A di Assorta, Ugo e Assorta. No, quasi, c'eri quasi. 3H? Sì. Alcuni dicono che il Chihuahua abbia origine nel Mediterraneo, altri dicono che è un cane che ha origine in Estremo Oriente. Alcuni dicono che il Chihuahua fosse il cane preferito dalle principesse azteche. Scientificamente, nessun archeologo ha trovato tracce di cani esistenti nel mondo precolombiano. Altri invece dicono che il cane è scomparso dopo l'invasione inca del mondo azteco. Certo è che non ci sono tracce, perciò più facilmente il cane è stato importato in America dall'estremo oriente intorno al 1400. Io dico così. Quanti tipi di Chihuahua esistono? L'unico Chihuahua accreditato dalla Federazione Cinologica Internazionale è quello a testa di mela, da non confondere con quello a testa di pera. Comunque esiste il Chihuahua toy, non è accettato ma esiste, più piccolo, e il Chihuahua a testa di cerbiatto, che è quello a testa di pera, non con le corna, a testa di pera. E comunque il cerbiatto esiste sia a pelo lungo che a pelo corto. Il Chihuahua appartiene al gruppo 9 cani da compagnia. I colori ammessi dallo standard ENCI sono tantissimi. Leggiamoli insieme. Rosso, fulvo, che è quasi la stessa cosa, sesamo, bianco, pezzato, grigio, brizzolato, nero, blu, miele, leggero, arlecchino, pepe sale, albicocca, argento, marrone, limone, arancio, carbone, topo, crema, cioccolato, marroncino, cannella, focato, zibellino, dorato, sabbia. Io non consiglio il color topo. Il Chihuahua può pesare da 1,5 kg fino a 3 kg. Quanto deve mangiare il vostro Chihuahua? Ci sentiamo di consigliarvi di suddividere il pasto in 4 volte se il Chihuahua è piccolo, mini pasti, mini cane, mini pasti, e 3 se il Chihuahua è un po' più adulto, fino ad arrivare a 2 se il Chihuahua è anziano. Quanti cuccioli fa il Chihuahua? Questa risposta è un po' difficile da darvi perché dipende tantissimo anche a livello genetico. Se il Chihuahua si accoppia nel periodo più fertile, faciliterà la numerosità dei feti. Al contrario, i cuccioli saranno 1-2, comunque in media ne fa 3, ma può arrivare a 6. I cuccioli di Chihuahua hanno nel cranio la fontanella ancora aperta, come i bambini. Si chiude solamente quando sono adulti. Vi raccomando sempre di rivolgervi al vostro veterinario, perché la gravidanza è uno degli aspetti più impegnativi per questo cane. La gestazione di questo cane può arrivare fino a 2 mesi di durata, ma può anche superarli. Ma se arriva ai 75 giorni, assolutamente rivolgersi al veterinario. Quanto costa un cucciolo di Chihuahua? Il Chihuahua non va a peso, perciò non costerà poco. Il suo costo varia dai 1200 ai 1800 euro. Al contrario, il cane mangia poco, perciò costerà pochissimo mantenerlo a livello alimentare. Ecco, attenzione invece alla salute, perché è un cane che va portato spesso dal veterinario. Questo cane è vivace, sveglio, attivo, coraggioso. Lui vede un cane grosso, gli va addosso, ha un'autostima incredibile. È il classico cane che se potesse scegliersi l'automobile si prenderebbe un Hummer. È un cane che instaura un legame indissolubile con la famiglia. Lo instaura piano piano, giorno dopo giorno, e diventa incredibilmente legato alla famiglia. È persino un po' geloso. Attenzione! Per la sua vivacità e per le sue dimensioni è amato follemente dai bambini. Instaura un rapporto incredibile. Al contrario, vive malissimo il rapporto con gli altri cani. Nel caso in cui aveste necessità di affidare ad altre persone il vostro cane, il vostro Chihuahua, io vi consiglio di affidarvi solamente a professionisti, e potrete sceglierli tranquillamente sul sito rufus.it. Devi lasciare il tuo peloso? Cerca rufus.it. Gli diamo un occhio noi. Sul sito rufus.it potrete effettuare la vostra scelta filtrando attraverso le esperienze e le competenze dei vari sitter messi a disposizione e che hanno accettato di far parte della nostra famiglia.
Il Chihuahua, come detto prima, è un cane molto intelligente. È molto intelligente, però signora, non si applica. Non si applica. Parliamo ad esempio di Chihuahua al guinzaglio. Ci sono degli accorgimenti particolari da tenere in considerazione, ma non voglio parlarvene qua. Scaricate l'ebook gratuito al link in descrizione, oppure inquadrate il QR code. Il Chihuahua ha un buon controllo del morso. Dovete socializzarlo bene, dovete insegnargli come fare, sennò il cane non ha le mani, usa il morso. È un cane che non abbaia molto, potrebbe abbaiare, ma dipende sempre dalla situazione, se è eccitato o se ha particolari condizioni favorevoli all'abbaio. È un cane che ha un buon livello di energia, non si direbbe dalla taglia, ma ha un buonissimo livello di energia. Ama giocare con voi, lo farà tranquillamente, è facile farlo giocare, correre, lavorare, ma fatelo anche in casa tranquillamente, non tende ad ingrassare, ma comunque dategli modo di sfogarsi. Il Chihuahua è un cane adattissimo alla vita d'appartamento. Grazie alle sue dimensioni si adatterà tranquillamente ed è in grado di imparare facilmente le regole di convivenza. È adatto come prima adozione? Sì, è un cane adattissimo per essere il vostro primo cane. È uno dei cani più popolari al mondo. È il cane dei VIP, Madonna, Britney Spears, Paris Hilton. Nota dolente, è un cane che non ama star da solo. Non vuole star da solo, però è piccolo, portatelo dove volete, portatelo dove vuole, portatelo a fare la spesa, portatelo in una cuccia Rufus. Molti dei supermercati vicino a casa vostra ne hanno adottato una. Scarica l'app Rufus e scoprirai la cuccia più vicino a te. Il Chihuahua mal sopporta le temperature fredde, il pelo comunque, anche se non raso, è sempre corto, perciò munitevi di cappottino, in inverno ci vuole. Ma al contempo, anche in estate, non lasciatelo in luoghi umidi e caldi, fresco e ombra. Parlavamo del pelo. Il pelo. Non ha particolari problemi di pelo. Pelo raso, pelo lungo. Non ha problemi particolari, spazzolatelo bene. Detto questo, una buona pulizia, una buona tolettatura, controllatelo nelle zone più particolari, ad esempio nella zona anale. Su questo abbiamo un clip. Che clip abbiamo? Ah, non ce l'abbiamo sulla zona anale. Non perde bava. Oh, niente bauscia. Il Chihuahua generalmente gode di buona salute. Quanto vive un Chihuahua? Dai 16 ai 18 anni. Siamo arrivati alla Dog 10 della settimana, ricordo le 5 caratteristiche positive e le 5 caratteristiche a cui prestare attenzione. Adatto alla vita di appartamento, buon carattere, molto affettuoso verso la famiglia, amichevole verso i bambini, un buon contenimento della bava e della salivazione. Poca tolleranza verso le temperature rigide, pochissima tolleranza a stare da solo, poca tolleranza in ambienti caldi e umidi, poco socievole verso gli altri cani, prestare attenzione all'alimentazione. Hai qualche aneddoto sul tuo Chihuahua? Sul Chihuahua di un amico? Sul Chihuahua che hai visto? Scrivicela nei commenti. Se possiedi una muta di Chihuahua, portali a fare la spesa con te. Questa cuccia ne può contenere fino a 10. Iscriviti al canale e attiva la campanella.